L'abbraccio di Venezia a Papa Francesco, una giornata storica fatta di immagini e parole, di emozioni e sguardi, che Media Nordest ha raccontato in 7 lunghe e intense ore di diretta, cucendo intorno alle tappe ufficiali della visita del Santo Padre in Laguna un orlo ricamato con le voci, i volti, le sensazioni della gente del nostro territorio, ancora una volta vicini a voi, dentro alle storie di ciascuno che diventano la storia di tutti. Un grande impegno giornalistico, tecnico e umano a cui voi da casa avete assistito e partecipato in tantissimi, come prova il grafico in cui la linea rossa rappresenta come sempre gli ascolti di Antenna 3. Oltre 500.000 di telespettatori hanno seguito la diretta tra le 7 del mattino, quando è iniziata l'edizione straordinaria, e le 14, quando Venezia è ritornata alla sua quotidianità, con nel cuore la consapevolezza di un'esperienza straordinaria. Una domenica eccezionale per le televisioni del gruppo Media Nordest, che nell'arco della giornata hanno registrato oltre 830.000 telespettatori. Quella che a Venezia abbiamo vissuto insieme a voi, avvicinando il Pontefice e facendolo parlare ai nostri microfoni. Come sta? Posso chiedere l'abbraccio di Venezia? Come l'ha trovato? Un po' fresca. E questa visita in carcere? Il carcere sempre è una preferenza per me. Sa che tutta Venezia prega per lei. Benissimo. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. E adesso i giovani, cosa dirà ai giovani? Avere del coraggio come questi qui che erano bravi. Grazie, grazie. Dal toccante incontro con le detenute alla Giudecca al dialogo con gli artisti nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dall'affettuoso scambio con i giovani della salute fino alla messa in piazza San Marco, voi con noi in un crescendo di emozioni e sullo sfondo quello scrigno di bellezza che è Venezia.